Sportivi e sportive di ATV7, ben sintonizzati e ben visti qui su al Palacastagna di Città Sant'Angelo, settima giornata del campionato di Serie 1 maschile di pallamano, dove gli Orange della coppiata D'Arcangelo e Milosevic se la vedranno con la capolista Romagna. Alla nostra postazione il vicepresidente del Città Sant'Angelo, Antonio Gabriele, a cui diamo il benvenuto e un parere di questa settima giornata. Arriviamo a questo incontro con una punta di rammarico. Avremmo sperato di poter arrivare qui per giocarci il campionato. Purtroppo abbiamo avuto una disavventura, abbiamo un passo falso ad Altamura, dove la squadra non si è espressa come solitamente si esprime, per cui abbiamo subito una sconfitta di misura e adesso purtroppo le nostre speranze di poter accedere alla categoria superiore sono svanite. Ma in ogni caso noi faremo la nostra parte con la prima in classifica che è venuta a giocare da noi in pompa magna. E diciamolo pure che la matematica non ha condannato il Città Sant'Angelo, ma è inverosimile che il Romagna possa perdere le restanti due partite. Città Sant'Angelo dovrebbe anche andare, oltre a vincere quella odierna, dovrebbe vincere la partita di fondi contro il Lazio e contro il Palermo. Quindi diciamo che il Città Sant'Angelo ha, diciamo, riposto i sogni di salita in elite per questa stagione. Diciamo che non ce la può fare, e invece di fronte ha in maglia bianca e pantaloncino nero l'armata di Domenico Tassinari, quel Romagna che in questa stagione sta facendo sfacelli in attacco. Ora il Romagna, ricordiamo, in la prima azione il Città Sant'Angelo è andato a segnare con Zacchini, e intanto ha ricevuto il pallone Lapcevic, il serbo di Nice del Romagna, ma due giocatori del Città Sant'Angelo avevano invaso la propria area, quindi rigore per Romagna. Tira Ceso, non si fa pregare Ceso, e segna 1-1. A centrocampo la coppia arbitrale formata dai signori Coletta e Pinto di Conversano, quindi una coppia di elite per questo big match della settima giornata. Siamo sempre la terza in classifica, che poteva aspirare a vincere il campionato contro la prima in classifica. Siamo due squadre che hanno bisogno di un arbitraggio integerrimo. E intanto il Città Sant'Angelo è sotto passivo, palla per Zacchini, e l'ex teramano Luigi Zacchini, come avete potuto notare, mancino con il numero 15, piazza la palla alle spalle dell'estremo Davide Tassinari e si riporta in attacco in Romagna. Ceso, Fabrizio Tassinari, scarica su Alessi, è all'ala con il numero 2 Bianchi Leonardo, e segna 2-2. Manuel Gabriele, Marcello Gabriele, spinto il capitano della Farma Più Sport Città Sant'Angelo, Marcello Gabriele, rimessa dai 9 metri da parte di Remigio, Menna, Marcello Gabriele, centrale Marcello Gabriele al terzino Manuel, numero 10, perde il pallone, rimessa per Tassinari, dà il pallone a Lapcevic, Rossi, Lapcevic che, ricordiamo, sta giocando in questo momento centrale. E intanto grande bordata di Rossi, prende il montante alla sinistra della porta difesa da Collevecchio, punizione per fallo di Marzuoli su
Daniele Rossi. Tassinari, il centrale Tassinari, intanto è ritornato a pivot gigante del Romagna, Lapcevic, scarica la palla sul numero 2, Bianchi, e segna Bianchi e si porta in vantaggio il Romagna. Ricordiamo la squadra di Imola, Romagna, in attacco ora la Farma Più Sport Città Sant'Angelo. Remigio esce dalla posizione di pivot, scarica su Menna, non riesce il Città Sant'Angelo a tirare, ancora Menna cerca di, è una gran bordata dai 13 metri, il legno gli dice no e il Romagna si riporta in attacco. Lapcevic, Tassinari, Ceso Fabrizio Tassinari, anzi scusate, sì Fabrizio Tassinari, ancora Ceso, Rossi, Ceso, sbaglia Rossi, passaggio su Ceso, ancora lui Ceso, è un gran tiratore e infatti va a segnare Manuel Gabriele. E Manuel Gabriele fa un coast to coast, eh sì, insinua tra le maglie dalla difesa imolese, riceve un fallo Manuel Gabriele e si guadagna un bel rigore e si mette sulla linea dei 7 metri il capitano Marcello Gabriele contro Tassinari, e Marcello Gabriele sbaglia, fallo di piede in difesa per il Romagna e Città Sant'Angelo comincia a fare già qualche errore. Sì, ci sta l'errore sul rigore, poi questi sono portieri di un certo livello, quando incontriamo queste squadre hanno sempre un ottimo portiere, per cui ecco. E intanto vediamo che oggi Manuel Gabriele è una furia, riceve un fallo, tiro dai 9 metri, è veramente in palla Manuel Gabriele. Sebastiano Menna riceve la palla da Remigio, cerca di scavalcare Bianchi, non ce la fa Sebastiano Menna, Marcello Gabriele, Manuel Gabriele e Sebastiano Menna scarica su, c'era un fallo su Remigio, intanto scatta il contropiede del Romagna, Bianchi, e Bianchi segna, più 3 per il Romagna quando sono trascorsi 6 minuti e mezzo, già si trova a rincorrere nel risultato gli Orange del Città Sant'Angelo. In attacco Marcello Gabriele, Menna, perde il pallone Menna, gli ritorna tra le braccia con un po' di fortuna, poi riceve un fallo. Zacchini steso giù da Ceso, senza troppi complimenti, una squadra molto forte quella della Romagna, e ricordo vinse con 7 gol di scarto nella partita di andata, però il Città Sant'Angelo fece degli ottimi 45 minuti nella partita di andata. Sì, una grandissima partita, diciamo che le abbiamo intimoriti, infatti abbiamo chiuso in vantaggio il primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo avuto un break passivo e hanno recuperato, poi una squadra così forte come l'Imola non gli puoi dare lo spazio, non gli puoi dare quei gol di vantaggio perché dopo li amministra. E intanto una bella parata di Collevecchio e la difesa non è attenta, non difende la palla respinta da Collevecchio, ne approfitta Lapcevic e segna, e sul capovolgimento di fronte non c'è un attimo di respiro, capitan Marcello Gabriele accorcia le distanze, 4 Città Sant'Angelo, 6 Romagna. Tassinari, Rossi, Bianchi, Ceso, ancora Ceso per Tassinari, Tassinari, Rossi, grande passaggio per Lapcevic,
si fa largo tra due difensori, ne fa le spese Remigio Raffaele, ammonito, quindi non c'è esclusione ma solo ammonizione per Raffaele Remigio. Si appresta a battere dai 7 metri Ceso David, e Ceso piazza la palla del 7-4. Rimessa a centrocampo per Marcello Gabriele Remigio, palla al numero 6 Menna, Marzuoli, Manuel Gabriele ora, Sebastiano Menna, spinto Sebastiano Menna e l'arbitro di centrocampo lo ammonisce, ammonisce il numero 11 Rossi, quindi una difesa molto forte quella dell'Imola. Manuel Gabriele, Marcello Gabriele scarica molto bene su Sebastiano Menna e perde la palla il Città Sant'Angelo. Passi, passi non ravvisato, le urla dalla parte della difesa e probabilmente c'era anche un'invasione, uno sfondamento, gli arbitri lasciano correre, vabbè, bello anche così. Città Sant'Angelo recupera un insperato pallone, Sebastiano Menna e si fa stoppare da Rossi. Sebastiano Menna richiamato dall'allenatore giocatore d'Arcangelo alla massima attenzione. Remigio, Manuel Gabriele, Menna scarica la palla su Gabriele, Marcello che shifta su l'ala Andrea Marzuoli. Andrea Marzuoli in maniera pulita entra nell'area e piazza la palla alle spalle di Davide Tassinari, 7-5. E intanto sono trascorsi i primi 11 minuti qui al Palacastagna, settima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie 1 maschile di pallamano. La capolista Romagna ora commette un'infrazione di sfondamento di Bianchi, Città Sant'Angelo si rifà sotto e Marcello Gabriele gli scappa il pallone, va in contropiede Rossi e Rossi segna, 8-5, favore della squadra ospite. La capolista Romagna che ha questa giornata una ghiotta occasione di conservare la prima piazza insieme al Fondi, ricordiamo Fondi e Romagna 36 punti, Città Sant'Angelo è terza 27, Lazio 23, Chieti 18, Gaeta 14, Palermo 9, Altamura 8, Enna 3. E intanto fanno asciugare il pallone gli arbitri, ricordiamo la coppia d'élite formata dai signori Coletta e Pinto di Conversano, quindi tenuta in molta considerazione questa settima giornata. In attacco Città Sant'Angelo, 8-5, deve rincorrere Città Sant'Angelo nel risultato e ancora perde il pallone il Città Sant'Angelo, Menna scatta il contropiede di Bianchi e meno male ci mette una pezza con le vette. Sì, meno male, sarebbe stato molto grave perdere questo pallone nuovamente quando abbiamo avuto due o tre occasioni per accorciare le distanze. Ottimo intervento di Collevecchio. E intanto D'Arcangelo fa i primi cambi, sono entrati Rigante e D'Agostino e Pieragostino, gli ex giocatori del Pescara, quest'anno a Città Sant'Angelo stanno facendo questa bella esperienza in A1, ricordiamo erano giocatori di A2 ma erano più talentuosi giovani del Pescara. Presidente Nebuloso ha dato la possibilità a questi giocatori di crescere e intanto Marcello Gabriele con grande voglia piazza la palla alla destra di Tassinari e porta la sua squadra alle 6 lunghezze +2 per il Romagna. In attacco ora
i bianchi del Romagna. Ceso, Tassinari, Rossi, ancora lui, Tassinari, e intanto un bel intervento di Collevecchio, Marcello Gabriele, Pier Agostino tra Rossi e il primo del Romagna, fermato da Rossi. Rigante ha preso il posto di Rimeggio, è Pier Agostino il posto di Menna. Avevano perso qualche pallone di troppo Menna e Remigio. Manuel Gabriele, un tiro da sotto, e attento Davide Tassinari, Fabrizio Tassinari. Rossi dà la palla a Ceso, e intanto sbaglia l'ala sinistra del Romagna con il numero 14, Matteo Folli, e D'Arcangelo e Milosevic chiedono time out quando sono trascorsi 14 minuti e 15 secondi del primo tempo. 8 Romagna, 6 Farma Più Sport, Città Sant'Angelo. Intanto approfittiamo di questa pausa per dare intanto il primo risultato che ci arriva, che nell'anticipo della settima giornata il Chieti è andato a vincere a Palermo per 43-36. Sì, ma il Chieti ha dimostrato di essere un'ottima compagine quando ha giocato qui in casa con noi, dove ci ha contrastato in maniera molto vigorosa. Siamo riusciti a spuntarla solo negli ultimi minuti con alcune grosse individualità che abbiamo. Questa è la nostra forza, e speriamo che i nostri ragazzi mettano in campo le grosse individualità che abbiamo anche in questo incontro. Le altre giornate della settima, le altre partite della settima giornata sono Lazio Fondi, il derby, e Nagaeta e Città Sant'Angelo Romagna. E come abbiamo detto poco fa, Chieti espugna Palermo con il risultato di 43-36, quindi si porta a 21 punti alla quarta posizione. Sta per perdere il Città Sant'Angelo, scarica la palla Pier Agostino a Manuel Gabriele, difesa in area del numero 9 del Romagna, Rinaldo Ceroni si lamenta, ma era nettamente in area. Tiro dai 7 metri, si appresta a battere il numero 24 del Città Sant'Angelo, Roberto Pier Agostino. Niente da fare, riprende la palla il Romagna, due errori dai 7 metri. E intanto c'è anche un nutrito numero di tifosi venuti da Imola ad supportare i bianchi del Romagna. Rossi scarica la palla, Rossi ancora Ceso, forse c'era sia lo sfondo che il gioco passivo, c'era l'arbitro con il braccio in alto, adesso lo ha riabbassato Rossi, e intanto viene ammonito Marzuoli per fallo su Lapcevic. Rimessa per Lapcevic, Folli, Tassinari, Ceso, Rossi, e stoppa Marcello Gabriele, fa buon gioco, e gran contropiede del Città Sant'Angelo, palla su Pier Agostino, velocissimo Roberto Pier Agostino, e accorcia 7-8, palla per Romagna, e Città Sant'Angelo si è rifatto sotto. Sì, sono sicuro che sarà una gran bella partita, non mi azzardo minimamente a pronosticare un risultato finale, ma credo che sarà una bella partita. Ritorniamo in presa diretta, Ceso, ci mette una pezza con le vecchio, il pubblico lo applaude, standing ovation per
Alessio Collevecchio, palla a Zacchini, e Zacchini una virgola, impressionante Zacchini, una rete fenomenale, splendida, splendida. Sto rivedendo il Città Sant'Angelo di Imola che contrastava colpo su colpo al Romagna. Spero che continui così perché sarà una splendida partita. E intanto viene beccato in netto fallo di invasione Lapcevic. Città Sant'Angelo in attacco e intanto ruba il pallone Lapcevic, ma Pieragostino molto veloce prende la palla, Città Sant'Angelo, e Pieragostino, Rigante ha sbagliato. Grande intervento di Collevecchio, Manuel Gabriele, Zacchini invita la calma la sua squadra, Pieragostino, e l'applauso del pubblico al Città Sant'Angelo, ma anche in Romagna sta facendo molto molto bene. Tiro di Pieragostino, aveva parato Tassinari, e intanto c'è un fallo di sfondo piuttosto netto di Manuel Gabriele su Ceso, rimessa per Tassinari. Folli, sbaglia Folli, c'era il fallo di sfondamento, ancora lui, Rossi fuori dal specchio della porta difesa da Collevecchio, Manuel Gabriele, e intanto è entrato Menna al posto di Pieragostino. Speriamo che Menna sia rientrato con un piglio diverso. Sì, speriamo, lo vedo un po' titubante, non è deciso quando affronta la difesa. Spero che sia più determinato adesso. Eh sì, lo speriamo tutti, che il gioco di Menna ci serve, la forza di Sebastiano Menna. E Sebastiano Menna ora ci riprova, niente da fare, un grande portiere, numero 12, Davide Tassinari. Folli, Cesa, Lapcevic, parlavamo prima con Milošević, lo conosce molto bene, al culmine della propria carriera conosciuto Lapcevic, chiamato il boscaiolo lì in Serbia, e infatti fisico possente, fatto un'ottima carriera sia in Serbia che in Italia da molti anni. In attacco ora Città Sant'Angelo, che si trova sotto di una rete quando mancano 10 minuti alla fine del primo tempo. Punizione per Città Sant'Angelo, rimessa dall'insolito ruolo di pivot per Marzuoli. Gira il Città Sant'Angelo, Sebastiano Menna, Manuel Gabriele. E Manuel Gabriele, una bella frustata tra le gambe dell'incolpevole Davide Tassinari. D'altronde non può parare tutto il portiere, e quando Manuel Gabriele caccia dal cilindro magico quelle magie, non ce n'è per nessuno. 9 pari, Tassinari acceso, tenuto molta considerazione Ceso, sempre segnato molto. Entrato intanto Presutti, Claudio, rete per Romagna, 10-9 a favore della squadra ospite del Romagna. Menna, Rigante, Gabriele, Manuel, Rigante, e Rigante inganna Rinaldo Ceroni, e piazza la palla del 10 pari. In attacco ora il Romagna con Folli, Bianchi, Fabrizio Tassinari, Ceso guardato da Presutti, quindi una marcatura asfissiante per Ceso, che viene ritenuto a dar ragione il più forte giocatore del Romagna, e infatti guardate, va a guadagnarsi un rigore e un'ammonizione per Menna. Lo avevamo finito di dire, Ceso è l'elemento migliore di questa squadra.
Sì, si vede anche da come si muove in mezzo al campo, è molto forte, è in equilibrio su se stesso, si vede l'uomo da marcare, l'uomo da frenare. È dimostrazione di questo che dopo aver ricevuto quel fallo va a battere anche un rigore. E Ceso segna 11-10. Ritorna in attacco Città Sant'Angelo. Menna, Rigante, Manuel Gabriele, rientra capitano nella Farma Più Sport Città Sant'Angelo Marcello Gabriele. Rigante, Menna, e Menna è andato su un gigante. Menna, questi numeri quando ce li fa vedere fa gioire il pubblico. Sì, fa morale anche per la squadra, perché vuol dire che in palla, che c'è, lui c'ha questo tiro devastante, quando riesce ad alzarsi non ce n'è per nessuno. E intanto ci mette una pezza Collevecchio, 11 pari, in attacco Città Sant'Angelo, Marcello Gabriele, Manuel Gabriele, una palombella bellissima, un'azione corale dettata dal capitano, il fratello Marcello Gabriele, libera Manuel Gabriele, un pallonetto imprendibile per Davide Tassinari, e Città Sant'Angelo mette la testa sopra a Romagna 12-11. E l'allenatore Domenico Tassinari fa entrare il numero 16 del Romagna al posto di Tassinari. Non riusciamo a trovare il numero 16, ci hanno dato una lista sbagliata, ma credo sia Folli Emanuele. Scarica la palla ora su Zacchini del Città Sant'Angelo, e Zacchini va a segnare la sua terza rete personale, più 2 quando mancano 5 minuti e 30. 13 Città Sant'Angelo, 11 Romagna. Ceso scarica una bordata micidiale, ma è attentissimo Collevecchio, e Città Sant'Angelo ritorna in attacco. Manuel Gabriele, Zacchini, Marcello Gabriele, Menna, Claudio Presutti, Marcello Gabriele, Rigante, Menna, scarica su Claudio Presutti, e Claudio Presutti manda la sua squadra in difesa, perché ha segnato una rete molto ma molto bella. Sì, questi gol ci ha abituato a vedere questi gol Presutti per un po' di tempo, qualche partita l'abbiamo visto un po' appannato, però se dovesse tornare saranno dolori per il Romagna. E intanto viene assegnato un rigore, poi ingenuamente la difesa angolana doveva essere più attenta tra il secondo e il terzo, proprio Rigante e Menna si fanno superare dall'attacco del Romagna, avvicendamento tra i pali, entra giovanissimo Gianzante, contrapposto il numero 19 David Ceso, vediamo cosa saprà fare Gianzante. E Gianzante para qui al Pala Castagna, c'è anche il giovane Gianzante, c'è, prende l'applauso del pubblico angolano. Più 3, 4 minuti e 14. Claudio Presutti, Marcello Gabriele, Menna. Marcello Gabriele scarica su Claudio Presutti. E Marcello Gabriele, un tiro senza tanta convinzione. Para Tassinari, 14-1. 3:47, Lapcevic è uscito dalla posizione di pivot e va a sfruttare le leve lunghe, va terzino Tassinari, Folli, Lapcevic fermato dal piccolo Rigante. Intanto c'è un
fallo di sfondamento sul corpo di Presutti. Giusta e sacrosanta la decisione dell'arbitro, che aveva già alzato la mano chiamando il gioco passivo, quindi ha sbagliato, affrettato il Romagna. Ne approfitta ora il Città Sant'Angelo e tira ora Menna. Niente da fare per il Città Sant'Angelo, sprecato già due azioni. Vediamo cosa farà ora Tassinari. E non si fa pregare il numero 3 Bulzamini Gianni, 14-12, sempre a favore del Città Sant'Angelo, ma ha avuto diverse occasioni per incrementare. Sì, ne abbiamo avute tre consecutive su altrettanti interventi del nostro portiere e errori dell'attacco avversario. Purtroppo questa è una squadra, non gli puoi dare la possibilità di recuperare, perché ti beccano. E poi ci si mette anche la fretta, in questo caso Manuel Gabriele, anche se lui questi tiri ci ha abituato ai gol. Purtroppo dalla palla ora a Romagna, Tassinari, Lapcevic, e meno male che ci mette una pezza Collevecchio, Pieragostino, Zacchini, 2 minuti, 14-12, sempre a favore del Città Sant'Angelo. Marcello Gabriele si fa stoppare un tiro, era in una posizione favorevolissima sui 7-8 metri, però ricordiamo che la difesa del Romagna è molto alta. Sebastiano Menna, Marcello Gabriele scarica la palla per Claudio Presutti, non è molto convinto Claudio Presutti, e intanto meno male ci mette la pezza Rigante, scarica la palla a Zacchini, proprio una fretta questi giocatori del Città Sant'Angelo, oggi proprio ce la stanno mettendo tutta per perdere il pallone. Beh, voleva penetrare in area, il Tezzino gli ha anticipato il movimento e si è trovato a fare passi, questo è l'errore di Zacchini. Peccato proprio, 1:10 alla fine del primo tempo, il Romagna recupera 3 reti, ora è 14-13, si è rifatta sotto. Città Sant'Angelo ha avuto molte occasioni di incrementare il vantaggio, ultimo minuto, Menna, Manuel Gabriele, Pieragostino, Rigante, Claudio Presutti, fallo su Presutti, rimette la palla dai 9 metri Rigante, Sebastiano Menna, meno male, ce la fa, 30 secondi, speriamo che non riesca a segnare il Romagna, ha tutto il tempo, ci vuole una difesa molto solida. Folli, oh, riprende la palla e va a segnare a 10 secondi proprio il numero 3, Bulzamini sul Roberto Pieragostino, niente da fare ed è finito il primo tempo. Ricordiamo Farma più Sport Città Sant'Angelo 15, Romagna 14.